La pioggia incessante delle ultime ore non ha frenato l'entusiasmo dei ragazzi che hanno partecipato al World Mental Health Day. Inizialmente si sarebbe dovuto svolgere presso il centro sportivo di Cagno a Brescia, ma poi, considerato il tempo avverso, l'evento si è spostato al De Palo, a Palese. Da una parte i ragazzi del centro di salute mentale di Bari, dall'altra quelli del centro diurno Cunegonda, ma anche gli amici dell'APS Marcobaleno, arbitro prestigioso il nostro Mimmo Celi, un'organizzazione che ha visto la mano e la mente della Fondazione Carlo Valente Onlus, del settore giovanile scolastico della FIGC con Vito Tisci e quella di Marcello De Marzo, di Guidalo dai Tetti, con l'appoggio anche dell'amministrazione comunale. Un'attività bella quella di oggi, dove si dimostra che col calcio tutte le barriere vengono azzerate e facendo più sport, più calcio, sicuramente la disabilità non sarebbe tale, sarebbe diversa abilità. Lo sport deve per noi aiutare i giovani che hanno problemi di salute mentale ad uscire di casa, perché è gente che con l'isolamento peggiora la sua situazione. Noi come Fondazione Carlo Valente abbiamo l'impegno di far sì che ogni iniziativa sportiva sia collegata a un discorso sociale. C'è una sorta di partnership con la fondazione, ma Marcobaleno, che ha come mission quella appunto di regalare un sorriso a persone che, diciamo, vivono situazioni di disagio, quindi lavorare sull'integrazione. Questo è un esperimento e la prima occasione che abbiamo come centro di salute mentale di Bari di organizzare una cosa di questo genere. Siamo molto contenti della partecipazione di un'altra squadra, perché c'è la squadra dei nostri utenti e la squadra Marcobaleno.